Ciao a tutte, allora spero che questo video sia utile a molte persone perché è un video dove parlo praticamente dei prodotti che porto io di solito in viaggio. Allora, siccome fra 3 giorni devo partire a Vienna con i miei genitori, allora mi sono un po' documentata su cosa portare in viaggio perché vi spiego adesso con la storia che bisogna portare poche cose liquide o comunque dobbiamo portare tutti in una bustina di plastica. E non volevo lasciare il bagaglio, diciamo, sopra l'aereo, volevo portare a bagaglio a mano, quindi un trolley. E quindi mi sono documentata e da lì ho scelto, diciamo, ho selezionato i trucchi da portarmi. Sicuramente saranno abbastanza pochi perché sto 5 giorni, quindi non voglio abbondare, non ho fatto, diciamo, grandi cose. Allora, vi faccio vedere subito. E a parer mio sono tutti trucchi abbastanza piccoli, soprattutto sono delle palettine piccoline e comunque trucchi piccoli. Allora, ho già fatto la mia bustina, questa è la bustina che mi porterò, diciamo, sopra in aereo, e vi faccio vedere cosa tutto porto per farvi capire un po', diciamo, per darvi un po' di spunto cosa portare voi, ovviamente se volete questo mio consiglio. Allora, il primo prodotto che vi dico, che ho comprato da poco e ve l'ho detto anche nello scorso video, è questo, della Kiko, ed è un ombretto della Kiko a penna. Questo ve l'ho fatto vedere benissimo, infatti nell'ultimo tutorial, ed è appunto, ve lo faccio vedere anche nella mano, eccolo qua, è un verdolino molto brillantinato, parer mio veramente un bel colore. Quindi questo me lo porterò sicuro perché è comodissimo. Poi questo mio blush che l'ho preso da, non mi ricordo la marca, accidenti, non me la ricordo, Cliché forse. Poi lo controllo, comunque l'ho preso alle vele ed è un rosa veramente chiaro. E poi c'ho appunto la pennina per applicarlo. Poi mi porterò la mia base, che non voglio prendere quella grande, questa qui grande, prenderò questa stick piccolina, questa qui, che me l'ha regalata una mia amica, non so neanche di che marca sia, perché non si legge più, non c'è scritto più, cioè non si legge più. Poi per mascara porterò questo, che è dell'Estée Lauder. Ed è un semplice mascara piccolino, tra l'altro ha pochi, 2,8 ml, quindi veramente poco il quantitativo. Invece come eyeliner ne porto uno colorato, veramente pocket, piccolino, ed è Metal Glam della Essence, appunto di questo colore verdolino metallizzato. Poi come palettine porto questa qui, con questi vari colori molto belli, varie gradazioni di colori, a me piacciono molto, anche perché tutti i giorni posso variare e truccarmi in modo diverso. Poi porterò questa qui, palettina della Essence, con colori più accesi. E poi ho deciso di portarmi questo, diciamo, fondotinta, perché non si sa mai, magari delle imperfezioni che mi vengono nel viso, questo fondotinta che mi hanno regalato in una rivista, campioncino, che è, ve lo faccio vedere bene bene, non conosco bene la marca, però comunque l'ho provato ed è veramente un buon fondotinta. Anche questo ha 5 ml, quindi veramente poco. E poi invece per creme per il viso porterò sicuramente queste due, che sono dell'Avène, sono specie di campioncini, tutte e due da 5 ml, ed è una trattamento per le imperfezioni della pelle impura, e poi l'altra invece è una semplice crema idratante per pelli sensibili, normali o miste. E poi per finire, diciamo, porterò questa minuscolo campioncino da questo da 25 ml, sempre dell'Avène, che è il famoso che vi ho fatto vedere, che è molto utile secondo me, essenziale per la pelle, Clearance, non so mai come si pronuncia, boh. E poi mi porterò ovviamente la mia penna eyeliner nera della Essence,
Quindi tutte cose abbastanza reperibili, abbastanza trovabili e soprattutto abbastanza pocket, più piccoline da mettere in una bustina di plastica, appunto come queste. Altri prodotti che vi posso consigliare da portare in viaggio sono sempre queste palettine della Essence perché sono veramente utili. E poi sempre questi, sempre eyeliner della Essence. E poi, oltre a queste palettine anche un pochettino più grandi, questa ve l'ho fatta vedere anche nello scorso tutorial, e sono dei colori molto belli e soprattutto è piccolina la palettina, la potete tranquillamente mettere nella valigia. Allora, questi sono i prodotti che porterò io sicuramente. Come vedete sono abbastanza, ve l'ho detto, trovabili, reperibili. Secondo me ne vale la pena anche di portare queste cose anche perché sono piccoline, non bisogna neanche portare palette grandi, magari si possono anche rompere in aereo, non lo sapete, se non state molto attenti o comunque se non sono molto attenti lì, non si sa mai. L'ultima cosa che porterò saranno queste salviettine struccanti, queste qui che sono 12 e sono pocket anche queste, abbastanza piccoline, vedete, e le trovate alla Città Mercato. Quindi questi sono i prodotti che porterò sicuramente in viaggio e sicuramente appunto adesso non so se farò un tutorial domani perché domani sarà l'ultimo giorno che rimarrò qui e poi partirò venerdì il 23. E quindi alla prossima, un bacione, ciao!